Benvenuti a questa ultima puntata di In Media Res prima della pausa estiva, diciamo vacanze, mostra del cinema di Venezia, quindi ci si rivede con i video, i ritratti della storia del cinema fra un mese circa. In quest'ultima puntata, potremmo dire così, vi parlo di un regista che ha veramente definito l'idea del cinema britannico, lo spirito britannico al cinema e anche l'idea del colossal britannico. Chi era David Lean? David Lean era un regista, ma anche uno sceneggiatore, montatore, produttore e anche in parte attore britannico, nato a Croydon il 25 marzo del 1908 e morto a Limehouse il 16 aprile del 91. In carriera ha vinto 2 Oscar su 10 nomination, 3 Golden Globe su 4 nomination, un Orso d'Oro a Berlino e un premio al Festival di Cannes. Il padre, da commerciante quacchero, era assolutamente contrario alle aspirazioni artistiche e, come dire, del mondo dello spettacolo e dell'arte di David. Lui, la religione quacchera impedisce questo tipo, vieta questo tipo di divertimenti, questo tipo di distrazioni, e il padre non voleva né che lui si avvicinasse al cinema, ma nemmeno ai classici della letteratura inglese, una delle sue grandi passioni. Ma fondamentalmente, dopo alcuni anni in cui prova a seguire le orme del padre come commerciante, David se ne frega ed entra a lavorare come fattorino alla Gainsborough, una società di produzione inglese. Qui fa veramente tutto quanto c'è da fare e poi a un certo punto si appassiona di montaggio. Tra i vari compiti comincia ad assistere ai montatori, a studiare cosa significa il montaggio, com'è montare un film, ed è quello che gli fa fare il grande passo all'interno dell'industria. Per tutti gli anni 30 monterà alcuni film anche molto importanti del cinema britannico. Come montatore conoscerà lo sceneggiatore e drammaturgo Noel Coward, che era uno dei più importanti drammaturghi dell'epoca, fine anni 30, inizio anni 40, e sarà proprio Coward che gli darà il là per diventare regista e per cominciare una grande carriera cinematografica. Perché gli chiede di dirigere insieme a lui un film tratto da un suo soggetto, Eroi del Mare, e da soggetti o opere teatrali di Coward arriveranno i primi film di Lean, da cui partirà una straordinaria carriera cinematografica. Come detto, Lean sarà il grande inventore, in un certo senso, del colossal europeo, del colossal che dall'Europa andrà a conquistare tutto il mondo. Ma un'altra delle caratteristiche che hanno reso grande e fondamentale, una vera e propria pietra miliare della storia del cinema, nel cinema di David Lean, è quella di aver saputo costruire attraverso racconti, attraverso immagini, lo spirito britannico, l'anima cinematografica britannica. Non è un caso che quasi tutti i film di David Lean sono contenuti all'interno della classifica del British Film Institute dei 100 film più grandi della storia del cinema britannico, di cui ben 3 nella top 10 e di cui addirittura 2 tra i primi 3, al secondo e al terzo posto. Se volete sapere quali sono, non ve li dico perché vi rivelerei delle cose che dico dopo, vi metto però il link sotto per andarvi a gustare questa top 100, diciamo così. Uno spirito britannico che si forma attraverso il sentimento della resistenza, dello stoicismo, dell'umanesimo e anche di uno spirito però umoristico, ironico. Il cinema di Lean parte, come molto cinema britannico, dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi dal dover resistere, così come i cittadini resistevano alle bombe, di resistere attraverso il cinema e di raccontare quello spirito di resistenza. Film patriottici, forse, di propaganda, come quelli che facevano all'epoca anche Powell e Pressburger, in cui però non c'era l'importanza e il valore di un'ideologia da dover difendere, ma quello dell'uomo, dello spirito dell'essere umano messo in difficoltà dalle bombe. Questa resistenza e questo spirito cominciano a forgiare anche le caratteristiche cinematografiche di David Lean, che racconterà sempre uomini e il rapporto con il mondo, non solo con gli altri personaggi, non tanto con la società, ma proprio con il mondo, con la storia, con le caratteristiche geopolitiche, e sono anche i motivi per cui, oltre al grandissimo spettacolo, i film di David Lean sono ancora adesso moderni, ancora adesso attuali, perché dicono delle cose su cos'è l'Inghilterra e cosa significa l'Inghilterra all'interno di contesti internazionali e globali,
che ancora oggi sono valide e che possono aiutare a comprendere alcuni fenomeni o alcuni elementi, alcune pagine della storia, non tanto del cinema in questo caso, ma della storia tout court. Dopo la parentesi, Noël Coward comincerà a far proprie, a rendere evidenti le proprie passioni riguardanti i classici, comincerà ad adattare i romanzi, un paio di romanzi di Dickens, e lì comincia anche a capire qual è il cinema che gli interessa, il cinema che gli piace, poter usare i grandi budget, le grandi scenografie, lavorare sulle luci, ecco, usare tutte le maestranze, tutti gli elementi tecnici del film al loro apice, gli fa sentire qual è la propria vera grande vocazione cinematografica, quella appunto del colossal, della definizione però propria personale, estremamente intima in un certo senso, del grande cinema con tutte le lettere maiuscole. Quando dal 57 in poi comincerà con il ponte sul fiume Guei a lavorare, a pensare in grande, a pensare a un cinema sempre più grande, lì arriverà tutta la forza cinematografica di Lynn. Perché il suo cinema non è semplicemente spettacolo enorme, immagini meravigliose, storie sempre più grandi, ma soprattutto attraverso queste storie raccontare la grandezza dell'essere umano, raccontare le avventure, comunicare con il proprio pubblico, non solo attraverso la forza dei milioni, la forza dei soldi, ma soprattutto la forza delle persone, la forza della storia e delle storie che racconta e che fanno anche riflettere proprio su alcune delle pagine, alcuni degli elementi umani più forti di tutto il cinema degli anni 50 e 60. Poter sperimentare su la durata delle inquadrature, sulla larghezza delle inquadrature, basti pensare al 70 mm, sarà anche il poter sperimentare un modo di raccontare l'essere umano quasi paradossale, perché si pensa di solito che il colossal tenda a mettere da parte gli esseri umani, il poter lavorare con grandi immagini, grandi scenografie, grandi contesti naturali, sia mettere da parte l'uomo, lui dimostra il contrario. Anche se poi a un certo punto questa filosofia bigger is better gli prenderà un po' la mano, le sue storie si faranno sempre più turgide, sempre più convenzionali nel voler essere grandi e un po' meno ispirate, tant'è che si deve prendere un 10-15 anni di pausa dagli anni 70 fino all'84, quando dirigerà il suo ultimo film. Dopodiché, anni 80, avrà tantissimi riconoscimenti alla carriera, sta per girare un nuovo film, Nostromo, tratto da Joseph Conrad, purtroppo una settimana prima delle riprese muore all'età di 83 anni, sconfitto da un cancro. Per concludere questo video, come sempre, la top 3 del cinema di David Lean, i tre film secondo me più belli e importanti tra i suoi, ovviamente da vedere subito in maniera legale, ve li metto qui se si trovano su YouTube oppure sotto nel link per poterli vedere direttamente, appunto semplicemente cliccando. Comincio 1946, Grande Speranze, film, primo dei due film tratti da Dickens, vincitore di due Oscar, ed è unanimemente riconosciuto come il più grande adattamento da Dickens e uno dei più grandi adattamenti cinematografici da un'opera letteraria. Una storia straordinaria che Lean riesce a rendere completamente nuova, anche se raccontata, se fatta propria da molti registi tantissime volte. La grandezza di questo film è proprio nell'aver saputo rendere questo racconto, questo romanzo vittoriano, una fiaba gotica resa quasi con fare espressionista. Lean riesce come nessuno a lavorare sugli elementi oscuri del racconto di Dickens, sugli elementi più dolorosi, più ombrosi, e riesce a racchiudere attraverso uno sperimentalismo visivo di grandissimo livello tutta quella che è l'essenza del gotico cinematografico, le luci e le ombre, le scene, gli interni che incutono timore, che incutono paura, e però anche gli esterni che non sono mai una sicurezza. Basti pensare a due scene meravigliose come l'inizio all'aperto con una fotografia incredibile fatta di nebbie e il finale al chiuso in cui Lynn si prende anche il lusso di ribaltare il finale di Dickens, di cambiarlo, per renderlo proprio, per renderlo
coerente con quello che è la propria riflessione cinematografica anche su cos'è la luce, su cos'è l'ombra e su che rapporto hanno all'interno di un film e all'interno del cinema stesso. Secondo film, 1957, Il ponte sul fiume Kwai. È qui che comincia la scalata di Lin verso le grandezze del Colossal, le grandezze in tutti i sensi, le enormità del Colossal. Anche qui una storia di estrema dignità di soldati inglesi a confronto con il nemico. È in questo confronto che è aspro, durissimo, ma che ha della fortissima dignità umana dentro, c'è anche la capacità di Lin di esprimere una grandissima avventura fatta di spazi, di luoghi naturali, tutto girato a Ceylon, dove il presunto vero ponte sul fiume Kwai si trovava. Con incredibili attori, Alec Guinness, che sarà una delle costanti della sua carriera, e qui davvero l'uso di tutti gli elementi cinematografici per rendere emozione, avventura, ritmo il montaggio, la narrazione, la sceneggiatura, il racconto, gli interpreti e anche la musica, le colonne sonore dei film di David Lean molto spesso saranno dei capisaldi. Il ponte sul fiume Kwai è una delle più famose. Non posso farvela sentire perché sennò YouTube mi blocca con i copyright, ve la fischietto, la riconoscete tutti. Ed è un film che mescola la guerra, mescola l'ironia, mescola l'avventura e mescola alla fine tutto questo mescolare dà la forte emozione dell'essere umano. Se potessimo definire il cinema di David Lean è la resa delle emozioni dell'essere umano di fronte alla grandezza della natura, alla grandezza della storia. E il ponte sul fiume Kwai è in questo senso uno dei più simbolici, ma forse il suo film più grande, il suo capolavoro assoluto e uno dei massimi film di avventura di tutti i tempi è Lawrence d'Arabia, 1962, vincitore di 7 Oscar, esattamente come il ponte sul fiume Kwai. Racconta anche qui la storia vera di questo Lawrence d'Arabia e raccontando il suo rapporto tra Inghilterra e Arabia, tra mondo occidentale e terzo mondo da colonizzare, racconta in realtà la storia dell'Europa durante tutto il XX secolo. È un film in cui si porta al massimo la capacità sperimentale di Lin sulla grandezza delle inquadrature, sulla durata, sui campi lunghissimi. Non si sono quasi mai visti campi lunghissimi di questo livello, cioè l'ingresso in scena del defunto da poco Omar Sharif, che è proprio una lezione teorica su cos'è e come si usa e come funziona il campo lunghissimo. Il deserto che diventa alla pari, se non superiore, come personaggio, come protagonista del film. Personaggi indimenticabili perché ognuno ha una sua grandissima forza, una sua grandissima dignità e non ha una funzione narrativa, non è il buono, non è il cattivo. Ogni personaggio è cesellato per dare delle sfumature e ogni singola inquadratura, ogni singola sequenza sembrano un monumento alla grandezza del cinema, alle vette. David Lean dimostra, se ce ne fosse bisogno, che il cinema di grande respiro spettacolare non significa affatto cinema che deve mettere da parte l'intelligenza e la sensibilità e l'emozione. Anzi, attraverso quel lavoro, quello scatto oltre le possibilità conosciute, sta proprio la grandezza del cinema di David Lean. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ringrazio anche per avermi seguito per tutta questa stagione. Noi ci rivediamo fra un mese. Nel frattempo potete rivedere gli altri video di storia del cinema, sia sulla playlist di chi era, sia grazie a improvarso.net che insomma diffonde anche i miei video di questo tipo. Ci vediamo fra un mese parlando di un altro maestro del Colossal. Se lì nel maestro del Colossal britannico, fra un mese vi parlerò del maestro del Colossal americano. Chi sarà?